mi vedete, mandatemi un segnale, se mi vedete, mi sentite, io vado avanti perché chi se ne importa se non vedo io, l'importante è che sei in diretta. Bene, viva la tecnologia, esatto, come sempre. Va bene. Ciao Ruggero, io ti vedo. Ok, a posto, allora basta, funziona. Bene, benvenuti alla quarta puntata di Sticks and Bad Nights. Stasera vediamo, intanto che arriva qualcun altro, chiudiamo i rituals, chiudiamo con quello dedicato ai rulli e quello dedicato ai Deedle. E poi, siccome sono brevi, anche se quello dei rulli non è semplice, ma è breve, dura 9 minuti, 10 minuti, quello dei Deedle ne dura 7 minuti. Per cui ho pensato di aggiungere qualcosa alla fine che poteva essere questo argomento di cui non si parla spesso, ma tra batteristi si sa che noi abbiamo un ruolo piuttosto importante, no? Cioè, ci troviamo a dover comandare sul palco. E allora ho investigato un po' su questa parola molto interessante che si chiama leadership. Che cos'è la leadership? Che cos'è un leader? E ne parleremo nell'ultima mezz'ora, ok? Adesso invece andiamo subito a toglierci il dente per quanto riguarda i rituals. Allora, all'interno del videocorso dedicato a questo videocorso intitolato 2 Hours Workout, che contiene tutti gli esercizi che facciamo qua in diretta, ho messo come suggerimento i tre libri che secondo me sono fondamentali da studiare una volta che uno ha messo a posto la meccanica dei rudimenti, tipo usando questi workout. In pratica, il workout è un riscaldamento, un warm-up. Una volta fatto il riscaldamento, si può andare a leggere qualche libro interessante dove questi rudimenti vengono mescolati. Allora, io nella mia carriera da studente ne ho fatti in maniera approfondita due. In maniera ben approfondita un terzo, e i primi due che vi consiglio sono il NARD e il Wilcoxon 150 Rudimental Solos. Però questi due libri, il NARD e il Wilcoxon, contengono solo 26 rudimenti, appunto quelli del NARD. Mentre il terzo libro che vi ho consigliato, che si chiama Rudimental Cookbook, poi magari metto sotto nei link qua, nei commenti, questi titoli e le copertine dei libri, le immagini. Il terzo, che si chiama Rudimental Cookbook, è un libro breve, perché contiene solo 25 esercizi, di livello progressivo in difficoltà. Per esempio, il primo esercizio è veramente semplice. Il secondo comincia a complicarsi, ci sono segnate anche dal livello medio in avanti, cioè per andare poi a quello avanzato, ci sono indicate anche le velocità. La differenza fra il NARD, il Wilcoxon e questo Rudimental Cookbook che io vi consiglio non è facilissimo da trovare, però lo potete trovare su Amazon, non c'è più, ho visto che c'è scritto non disponibile. Lo potete trovare presso la libreria Birdland Jazz di Milano. Anche questo vi metterò il link del sito. Comunque è quella famosa libreria che vende solo didattica e libri dedicati alla musica. Questo Rudimental Cookbook, oltre ad avere questa progressività nella difficoltà, sotto ogni esercizio elenca in ordine di apparizione anche i rudimenti usati, per cui è un libro fatto molto bene, molto accurato. Purtroppo è breve e quindi gli esercizi molto difficili arrivano in fretta. Per cui io vi consiglio di incominciare dal NARD, che è un bel libro. I soli hanno tutti un titolo, un autore, quindi non sono proprio prettamente esercizi, sono abbastanza anche musicali, sono belli da suonare, suonano bene. Invece Wilcoxon, che io ho studiato diverse volte ed è un must, lo fanno anche nelle scuole americane ancora. Per cui, vediamo
se sto facendo della confusione. Per cui vi consiglio di studiarlo. Però il Wilcoxon non è musicalissimo, cioè perlomeno a mio giudizio, non è uno dei libri più belli da suonare, però insomma, come si dice, sono quei libri che devi fare per forza, per cui lo fai, non è propriamente in ordine di difficoltà, cioè gli esercizi, questi soli appaiono, il primo è sì, è molto facile, il secondo già è complicato. Più del terzo, che è meno complicato del quarto, è un po' così, forse perché non è un libro didattico, ma è una raccolta di soli, per cui non è prioritaria, non è prioritario mettere in ordine di difficoltà gli esercizi. Per cui questi tre libri io vi consiglio di prenderli e studiarli una volta messi a posto questi rituals dedicati ai rudimenti, perché lì viene mescolato un po' tutto. Ah, ecco, un'altra differenza fra per esempio, il Wilcoxon e il Rudimental Ritual è che nel ritual ci sono anche le dinamiche, ci sono anche i tempi non 2/4, 6/8, ma ci sono anche i 5/4, ci sono anche degli esercizi dove ci sono i cambi di tempo da 3/4 a 4/4, 5/4, 6/8. Insomma, verso la fine si complica parecchio. Ah, e la cosa molto bella è che questo libro è corredato da un CD con dentro l'audio delle esecuzioni degli esercizi, per cui uno può anche sentire come in teoria andrebbero suonati questi esercizi. Un'altra cosa bella è che contiene le dinamiche, cosa che per esempio il Wilcoxon non ha. Invece in questo Rudimental Cookbook ci sono i crescendo, i decrescendo, diminuendo. Ci sono i forte, fortissimo, piano, pianissimo, ci sono anche i rudimenti, oltre a esserci 26, i 40, ci sono anche gli ibridi, che sono i rudimenti avanzati, diciamo quelli moderni, quelli che hanno dei nomi improponibili e mescolano più rudimenti insieme per crearne uno solo. Sono molto interessanti da fare e contengono anche delle stick tricks si chiamano, delle cose molto secondo me simpatiche da fare, tipo i backsticks, i colpi con le bacchette, con i dorsi delle bacchette, oppure stick contro stick, i rimshot che ovviamente sul pad non si possono ottenere a meno che non abbiate comprato i pad con il bordo. Sono esercizi che vanno fatti sul rullante e anzi addirittura, se non sbaglio, dal livello avanzato in avanti, l'autore consiglia di farlo proprio non sul rullante da batteria, ma sul rullante da marching band, cioè quelli con le pelli in Kevlar e con le bacchette queste qua gigantesche, perché altrimenti, secondo lui, non si riesce ad ottenere quella velocità di esecuzione. Detto questo, vorrei solamente chiedervi se venerdì è un giorno migliore del mercoledì. L'ho spostata a mercoledì questa diretta per due motivi. Uno perché c'erano le vacanze di Pasqua, per cui avevo qualche perplessità sul fatto che avessimo avuto tutto il tempo di guardarci questi workout, questi rituals per arrivare alla diretta pronti, perché questi dei rulli vi consiglio di guardarveli bene. Altrimenti vi incastrate, è facile rimanere incastrati, soprattutto nelle parti ternarie, quelle in 12 ottavi. Se preferite spostarla al venerdì, perché parecchi mi hanno scritto dicendo che il mercoledì è il giorno delle prove, io sono rimasto un po' così, perché il mio giorno delle prove di solito era il lunedì. Invece ho notato che parecchi provano il mercoledì, per cui se il venerdì invece è un giorno più comodo, possiamo farla il venerdì. Perché no? Comunque, fatemi sapere nei commenti, scrivetemi via mail, non è, fatemi sapere che se c'è più gente il venerdì disponibile, allora ci spostiamo a venerdì. Ok? Adesso andiamo a vedere subito i workout di oggi e parto subito dal ritual, quello dei rulli, ok? Perché vorrei andare subito a mettere, diciamo così, il dito sulla piaga,
delle parti quelle più antipatiche. Per esempio, vedete che ogni rullo, se partiamo dal primo rullo a 5, la prima parte è in 12 ottavi perché, come voi sapete benissimo oramai, tutti i rulli, tutti i rudimenti che noi facciamo in questi workout li facciamo sia binari che ternari, no? Per cui anche in questo caso il rullo va studiato, eseguito e soprattutto va sentito come suona sul ternario. In questo caso, per esempio, il rullo a 5, come vedete, nelle prime due battute ho l'accento sul terzo ottavo, poi nella terza e quarta battuta il secondo e a tornare indietro, e poi si va in binario e poi si va ad accorciare il buco fra l'inizio di un rullo e l'altro, per cui il rullo a 5 nella terza riga è il classico rullo a 5 sui due ottavi e quindi c'è un sedicesimo di vuoto. E quindi non è un rullo che rimane sempre lì, non è che si sposta. Invece, nelle ultime due battute prima del ritornello, il rullo a 5 si sposta su tre sedicesimi, per cui mi genera un gruppo da tre, un ciclo da tre, ok? Finito il ciclo a 3, si ritorna da capo e si parte con l'atto debole. Lo stesso avviene per il rullo 6. Ricordatevi, hanno due accenti, i rulli dispari, un accento solo. Per cui anche il rullo a 6 si muove sul 12 ottavi e, come vedete, si sposta, ok? Non è più stabile come il rullo a 5. E poi invece in binario è stabile. E cambia subito e si spostano subito gli accenti. Il rullo a 7 si sposta, cioè più il numero dei colpi va avanti e più bisogna stare attenti sul ternario. Ok? Nel video io l'ho eseguito, nel video del corso intendo, l'ho eseguito a 84. Oggi lo facciamo un pelo più lento, 80, sempre perché almeno ci permette di non impazzire subito al volo e ci permette di avere un'esecuzione diversa da quella del video corso, in modo che io la registrazione di questa diretta poi la carico, ok, all'interno del video corso ed è come avere un esercizio in più, la visualizzazione di un esercizio in più a una velocità diversa invece che alla velocità unica del video. Per cui stasera lo facciamo ad 80, ok? Il venerdì molto spesso sono a suonare, eh sì. Chi fa questo mestiere, in effetti, o ha una band, il venerdì può essere un giorno di serate. Vabbè, comunque c'è sempre la registrazione della diretta, però non lo so, vediamo, dai, potremmo farle una volta il mercoledì, una volta il venerdì, per me non è un problema, perché vedo che comunque il numero dei partecipanti più o meno è lo stesso, quindi ok. Siamo pronti per partire? Avete a portata di mano le bacchette? Ok? Quindi lo facciamo a 80. Non preoccupatevi se sbagliate, sbaglio anch'io come avete visto le altre volte. L'importante è tenere traccia di dove si sta. Cioè, io posso sbagliare e fermarmi nell'esecuzione, ma fate conto che il video va sempre avanti, ok? Se proprio combino un guaio di quelli irrecuperabili, mi fermerò, ve lo dico e ripartiremo. Non è grave. Ok? Per cui, detto questo, puntualizzazione, giusto per fare quelli che sono precisi. I rulli nelle tavole dei 40 rudimenti del PAS, che anche questo ho messo. Lo potete scaricare dal sito, queste due tavole dei rulli, dal sito pas.org, mi sembra, che è il sito della Percussive Arts Society. I rulli vengono catalogati su tre categorie: rulli aperti, open rolls, che sarebbero rulli a colpi doppi, e sono rulli misurati, cioè quelli che hanno un numero di colpi finiti, tipo 5, 7, 9, 11, 13, eccetera. Poi c'è il long roll, il rullo lungo, quindi sempre colpi doppi, open long roll. Poi ci sono i rulli a colpi singoli, che sono solamente il rullo a 4 e il rullo a 7, e poi c'è il rullo lungo a colpi singoli, poi c'è il rullo a colpi tripli e poi il rullo pressato. Ok? Qui
noi li facciamo tutti perché dobbiamo farli tutti per forza. Detto questo, bando alle ciance, partiamo. Ok, 1, 2, 3, 4, 2 da capo, giro le mani, 4 e da 1. La 9 di sinistra. Grazie.
10. Le mani 2, 10, 3, 4, 11, 3 e 4. Adesso va 1 da 2 da 15 da 4 da 1 da 2 da 3 da 4 da 2 da 3 da 4 da 1 da 2 da 3 da 4 da 1 da 2 da 4 da 1 da 2 da 3 da 4 da 1 da 3 da 4 da 1 da 2 da 3 17 giro le mani, 2, 3, 4, 4, stop, tripli, 3 e 4, 3 e 4,
pressato. 3, 4, andiamo. Giù le mani, da 4, da 1, stop, 2, 3, rulla 4, giù le mani, 3, 4, stop, tu rulla 7. Visto quanti errori sono in grado di fare? L'importante è non fermarsi, ok? Non fermarsi, perché tanto sbagli una riga, tanto poi ritorna con l'arto debole, la rifarai meglio con l'altro arto. Poi, quando uno lo fa tutti i giorni, e io si vede che è un po' che non lo faccio tutti i giorni, lo ricordi a memoria, ok? I suoni te li ricordi a memoria. Interrotto cosa? Non funziona? Non c'è più la diretta? Aiuto? Che sta succedendo? Fatemi sapere. Mi dicono che non funziona più niente. Mi vedete ancora? Oh, ciao Federica. Ciao Francesca, ciao Marco, ciao Sandro, ciao Giuseppe dalla Sicilia, ciao Ruggero, ciao Claudio, ciao Frank. Dovreste dirmi se la diretta c'è ancora, perché mi è arrivato un messaggio che dicono che si è interrotta. Mi vedete ancora? Lo scrivo qua. Mi vedete ancora? Aiutatemi! A me sembra che stia funzionando tutto. Io ti vedo. Ah, ok, perfetto. Ok. Adesso sì, è tornato. Benissimo. Ok, funziona. Mi spiace, ma purtroppo non so stasera cosa sta succedendo. E viene. Cosa potrei fare? Potrei provare a chiudere e a ripartire. Chiudo e riparto. Funziona? Funziona bene? No, non chiudo, dai. Vedo che spesso mi va in sovraccarico. Uffa. Va bene. Ok, andiamo. Avete avuto problemi? Ditemi se, a parte le fuorviate che vi do io con i miei errori, se avete avuto qualche problema su questo ritual. Ok, poi ovviamente da vedere più volte. Ovviamente le prossime settimane continueremo a rivederli, per cui avremo modo. Il video va e viene. Si è interrotto, la diretta è interrotta, un attimo, poi ripresa e ti vedo adesso. C'è qualcosa che non va. Cavolo, mi spiace che ci sono tutti questi problemi.
detto che era passare a Fastweb per avere la fibra. Ok. Mi date un feedback sulla eventuale difficoltà di questo ritual che abbiamo fatto adesso? Se ci sono delle parti. Ciao Marco. Io vedo bene, io vedo. Ok, fatemi sapere se questo ritual è qualcosa che avete guardato anche da soli a casa, se come vi è sembrato. Difficile, troppo avanzato, la velocità comunque 80, dai, non è difficilissima, rulla 80 si fa. Li devo studiare per bene. Anch'io direi che, viste le mie prestazioni ultimamente, mi ci dedicherò anch'io, va, tutti i giorni. Magari farò una diretta tutti i giorni mentre studio questa roba, mi registro e poi li carico. Tipo la mattina, a mezzogiorno, pausa pranzo, la pausa pranzo dei ritual. Potrebbe essere un'idea. 10 minuti al giorno. A sorpresa, perché no? Ok, non. Cioè io ho sempre un ritardo di 10 secondi, però dai, beviamoci su un po'. Dai, andiamo al ritual dei drag, così sono già le 10 e 10. Ah, scusa, al ritual dei Deedle. Allora, il ritual dei Deedle è più semplice perché i rudimenti sono 4. Ok, ho il paradiddle singolo, e che lo vediamo sia sulle terzine che sulle quartine che sulle sestine e sui 32esimi, partendo di arto forte e di arto debole, sempre. Poi abbiamo il doppio paradiddle, che sarebbe quello fatto da 4 singoli e un doppio, terzine, quartine, sestine, 32esimi. Poi abbiamo il triple paradiddle, 6 singoli, un doppio, terzine, quartine, sestine, 32esimi. Paradiddle, diddle, singolo, che è 2 singoli e 2 doppi, gruppo da 6, terzine, quartine, sestine, 32esimi. Lo faremo leggermente più lento rispetto al video caricato nel corso. Quindi il video è a 76, noi lo facciamo a 72. Ok, così abbiamo qualcosa in più. 83, 72. Ok, siamo pronti? Siete pronti? Vado, eh? Dai. Sposto un po', così vedete bene anche il pad. 1, 2, enda, 3, paradido, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda. Giro le mani, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 2 doppio paradito, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 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 enda, 3 enda, 4 enda, 1
Quattro, enda, uni, enda, due.
Dido il dito singolo, da 4 e da 1. Abbiamo un'esecuzione un po' più lenta, finalmente. Com'è andata anche questo? Fatemi sapere com'è andato questo. Era più semplice questo, dai, era molto semplice. Non ho sbagliato mai, per cui era abbastanza easy questo qua. Vedo. Oh, vedo un po' di roba che vola. Fa piacere. Come vi è sembrato? Ok. Mi sa che torneremo al mercoledì, perché mi sembra che il venerdì. Siete riusciti a farlo facilmente questo? Che sta succedendo? Datemi un feedback, mi sento isolato. Mi state ancora vedendo? Sì, vedo dei pollici, è meglio rispetto ai precedenti. Bene, Max. Sì, dai, questo è piuttosto semplice e dà più soddisfazione. Gli altri sono da vedere attentamente, però, come tutte le cose, a forza di farle, alla fine diventano familiari, semplici, ok? Dai, siamo in perfetto orario, 10 e 17. Adesso perché, ditemi se c'è qualche cosa che volete che non vi è chiaro su questi quattro rituals. Adesso li abbiamo finiti tutti, ok? Abbiamo completati tutti e quattro. La prossima volta li faremo tutti e quattro in fila, eh? Ok? Li faremo tutti e quattro in fila, per cui dobbiamo studiare un pochettino, eh? Ma ripeto, secondo me, se uno li mette in fila tutti e quattro, dureranno di un quarto d'ora l'uno, un'oretta nemmeno, a queste velocità così lente, eh? Perché per esempio questo qui cosa è durato? 2 minuti, ok? 2 o 3 minuti. Quello di prima sarà durato 10 minuti, un quarto d'ora in tutto. Gli altri due dell'altra volta duravano sui 10 minuti a testa, li abbiamo fatti lenti, per cui 20, e alla fine vedi mezz'ora, mezz'oretta di questo, mezz'oretta di tutti i workout che abbiamo visto le altre volte. Quindi prima parte si fa, non so, il workout binario, e in mezz'ora lo si butta via tutto, forza, veloce, via andare. E la seconda mezz'ora la si dedica ai rudimenti, e uno con le mani è a posto. Ok, e poi può andare a leggere
degli esercizi come quelli presi dai libri di cui vi ho parlato prima. Può sedersi alla batteria e cominciare a inventare qualcosa usando questi frammenti presi da questi workout. Ve li farò dei video su, magari uno per ogni rudimento, cioè prendo qua e là rudimento dalla famiglia dei Flam, dalla famiglia dei Drag. Ve lo metto sulla batteria come fill e come groove, così giusto per darvi un'idea e per spronarvi anche, come vi ho detto l'altra volta, a fare voi dei video, anche solo con il telefono vengono bene, non fa niente se l'audio è leggermente distorto. Fatemi sapere se siete riusciti a farli senza problemi. Io qua non vedo. Non vedo molto, molto movimento. Meglio del precedente, Andrea, lo so, anche per me è stato meglio il precedente. Ok, allora adesso invece vorrei parlarvi di questa cosa in più che ho aggiunto.